belli e brutti, benvenuti nel mio canale. Oggi un nuovo video, un video haul. Ragazze, da un po', da quando è uscita, circa un mesetto, forse anche meno, insomma dal Sana, che io sto corteggiando follemente la linea costituzionale della Saponaria. È una linea veramente ricca, che è uscita, come vi dicevo, da qualche mese, e le sto facendo la corte spietata. Solo che avevo da terminare, perché io sto facendo la routine di bioofficina, avevo da terminare, volevo terminare assolutamente, vi lascio su nelle schede il video dove vi parlo nello specifico della routine di bioofficina toscana. Volevo insomma terminare, insomma far andare agli sgoccioli quella lì per poter comprare questa, e così ho fatto, perché quella lì è quasi che terminata. Ho fatto un ordine dalla mia truccheria. Giù nell'info box io vi lascio il link della mia truccheria. Mando un bacio a Vale, Valentina è una ragazza dolcissima che mi sopporta, e giù nell'info box vi lascio il link del suo e-commerce, così andate a dargli un'occhiata, mette sempre tanti sconti, potete aggiungerla su Facebook, è veramente una ragazza molto molto disponibile. Bando alle ciance, vi faccio vedere che cosa ho preso. Come prima cosa, ho preso tutto della Saponaria della linea costituzionale, perché voglio fare una routine completa e ben fatta. Allora, come prima cosa ho preso la mousse detergente Mirtilla, questa qui, che è una soffice delicata mousse, insomma per detergere il viso. Io giù nell'info box vi lascio il nome e i relativi prezzi, perché adesso non me li ricordo. Questa è da 150 ml per una PAO di 6 mesi. Io già sto utilizzando una mousse di bioofficina che mi sta quasi terminando, poiché mi è piaciuta tantissimo, voglio provare anche questa qui della Saponaria. Poi ho preso, è tutto ben impacchettato, ragazze, veramente ben impacchettato. Il pack mi piace tanto, perché solo la mousse ha un pack in plastica, le altre no. Come vi dicevo, il pack è stupendo, il pack delle creme e dei seri, solo la mousse è in plastica, le altre no. Sono in questo pack molto molto elegante, anche bello pesantino, non è vetro e penso sia un materiale particolare che onestamente non so che materiale sia. Comunque ho preso la crema viso al melagrano No Age da 50 ml con una PAO di 6 mesi, è una crema anti-age, è la crema perfetta per donare splendore e nutrimento alla pelle. Poi ho preso l'idrogel viso e décolleté shine, che è un idrogel illuminante, un gel ultra leggero per illuminare e dissetare la pelle del viso e décolleté. Quindi penso che insomma utilizzerò ovviamente questi due prodotti. Poi adesso, questo è un haul, vi dirò ovviamente come mi trovo, vi farò una review dettagliata su tutte queste cosine. Ho preso due sieri, ho preso il siero contorno occhi e bocca No Age, che utilizzerò ovviamente per come contorno occhi e come contorno labbra, questo qui. Questi sono da 15 ml, si presentano con il contagocce, sempre lo stesso pack ma col contagocce, sono da 15 ml per una PAO di 6 mesi, e quindi questo lo utilizzerò per come contorno occhi e labbra. E poi ho preso un siero viso uniformante per pelle con macchie. Io non ho proprio macchie, ho qualche macchia, qualche imperfezione. Prendere c'era anche il siero anti imperfezioni, il siero quello per lo smog, veramente ha fatto una linea meravigliosa. Solo che io ho qualche macchietta, qualche rossore, qualche macchietta lasciata da qualche brufolo, e quindi voglio andare a provare anche questa qui, questo siero uniformante, sempre lo stesso pack, sempre con il contagocce. Lo trovo un pack molto elegante, mi piace tanto, e poi se devo essere sincera i prezzi sono
abbastanza onesti. Mi sembra che il siero costa 14 euro. La cosa che costa di più è la crema Noige, che costa intorno ai 25 euro, però tutto il resto costano intorno ai 14-15 euro. C'è anche la crema purificante, la crema nutriente, che costano leggermente di meno. Poi ho preso la maschera viso Peel Off, le polvere di riso, alghe marine per una pelle radiosa e vellutata. Vi dirò insomma poi come mi trovo. È in polvere, va miscelata 30 grammi per una PAO, con una PAO di 6 mesi. Mi ha mandato anche tanti campioncini. Balsamo arancio e limone, maschera di strutturante al mirtillo, Rasayana, che non ho mai provato nulla di questo brand. Sono delle creme viso anti-age di Rasayana, e a 90-60-90, insomma un po' di campioncini vari, però non aveva le acque, sempre della saponaria, non aveva le acque costituzionali, e io volevo anche un'acqua costituzionale che per completare insomma del tutto la mia routine, che mi funga da tonico, diciamo così. E quindi stamattina mi sono recata in una bioprofumeria, la mia solita bioprofumeria dove vado sempre, Natural Bio, questa qui Natural Bio, dove ho preso l'acqua costituzionale attiva antiossidante. Ci sono varie, c'è quella lenitiva. Io ho preferito prendere questa antiossidante perché voglio creare questa routine illuminante e anti-age, quindi sono andata a prendere l'acqua antiossidante, ma ce ne sono diverse. Voi potete prendere insomma quella che più poi vi è a spray. Sempre con il solito pack. Poi ho anche preso l'indigo, poiché ho fatto delle tinte, delle decolorazioni, e comunque non sono soddisfatta, e di solito con l'henné risolvo tutti i miei problemi di capelli, però non voglio un effetto rosso. Sono andata a prendere l'indigo delle erbe di Janas, lo miscelerò ad altre cosine, e lo vado ad applicare. Vi feci anche una ricetta tempo fa. Tempo fa, che vi lascio su nelle schede. Ho preso una tinta labbra di Nabla, la tinta Nabla che indosso oggi, questa qui. Mi piace tantissimo, veramente mi piace tantissimo. Nella colorazione Stronger, questa qui costa intorno ai 14 euro e mi piace un sacco. È un colore bello, particolare, un nude, molto portabile secondo me, sia di giorno che di sera, però è di questa colorazione che va un po' nel malva, un po' nel grigio, una colorazione ovviamente un po' fredda, ma che mi piace tantissimo. Vi voglio fare, vi devo assolutamente fare il video su tutti i miei rossetti nude, perché ne ho tantissimi, io prediligo le colorazioni nude. E quindi vi voglio fare il video. Ho preso anche un regalino per una mia amica, ma che non vi posso far vedere, perché se questa mia amica vede il video prima che gli ho dato il regalo, poi insomma gli roviniamo la sorpresa, e quindi non ve lo posso far vedere. Mi ha omaggiato anche di questa Oila, la Sweet Undyne. Praticamente è una salviettina idratante per pelle del viso, insomma se si ha la pelle secca ci si passa questa salviettina che tende ad idratare. C'erano diverse profumazioni, io l'ho presa nel colore rosa, c'era anche in altri colori, e poi vi dirò insomma come mi ci trovo con vitamina E. Per il corpo, un foglio idratante corpo. Quindi, uno shampoo lucidante di Alchemilla, della nuova linea di Alchemilla, una maschera panna e fragola, la 90-60-90,
e due creme viso No Age, della Saponaria, della linea, insomma, della linea costituzionale. E nulla, io vi ho fatto vedere, penso, proprio tutto, tutto. Giù nell'info box vi lascio sia il link della mia amica Valentina, che il link della bioprofumeria Natural Bio che si trova a Torre del Greco. E così magari ci date un'occhiata se vi serve qualcosa e tutto quanto. Spero che questo mio video vi sia piaciuto. Vi farò sicuramente una review tra un mesetto, credo. Insomma, voglio prima ben testarli e ben utilizzarli almeno per un mese e mezzo, questi prodotti. E poi vi dirò come mi ci sto trovando. Spero bene perché, ripeto, veramente l'ho corteggiata dal primo giorno che è uscita. Se il video vi è piaciuto, spolliciate in su. Condividete sempre i miei video come se non ci fosse un domani. Sono un canale piccolo e devo crescere. Io vi saluto, vi ringrazio, vi mando un grosso bacio. Ciao!